Sentirsi a casa ad ascoltare una leggenda della musica degli ultimi 40 anni, Duran Duran. Dopo la serata d'esordio, l'Home Festival di Treviso propone uno dei grandissimi nomi della passerella di big nazionali ed internazionali della rassegna 2017, la numero 8 della sua già brillante e gloriosa storia. Simon Le Bon e compagni più due coriste confermano la vena brillante espressa nel più recente lavoro Paper Gods, che ha aperto la loro esibizione all'area della ex Dogana, nel capoluogo della Marca, dove sono ben 8 i palchi in cui nella stessa data il pubblico può assistere a vari concerti. La seconda serata della manifestazione, quest'anno sempre più ricca ed intrigante, ha così vissuto grandi emozioni nel riascoltare il gruppo inglese che negli anni 80 e 90 furoreggiò in tutto il mondo, espressione di un pop rock energico ed elegante, eseguito da musicisti di grande livello ed impreziosito da una voce, quella del frontman Simon Le Bon, adorato dalle ragazzine e ancora oggi capace di squillare senza tentennamenti durante l'intera durata dell'esibizione. Esibizione che ha dovuto rispettare il contingentamento dei tempi necessario a consentire la successione dei concerti senza sovrapposizioni, anche se ci si chiama Duran Duran, che hanno comunque suonato fino alle 22:15, concedendo un paio di applauditissimi bis e segnando un altro momento storico dell'Home Festival, progetto nato da un gruppo di amici al bar, dove probabilmente agli esordi si sarà anche scherzato con espressioni come «Va là, chi vuoi far venire a suonare a Treviso i Duran Duran?» Voilà, e il grande sogno diventa realtà. Una realtà che ha sorriso ai Duran Duran, ma non a Liam Gallagher, leader degli Oasis, la cui performance di venerdì 1 settembre è stata annullata, come tutta la terza serata dell'Home, per gli interventi necessari a riparare i danni provocati dal maltempo nel corso della notte. I biglietti, ha fatto sapere l'organizzazione, verranno rimborsati entro e non oltre il 15 settembre ai punti vendita in cui sono stati acquistati.